Vasco! Vasco! Però veramente chi è per avere tutta questa gente? Non te lo dico, non so. Chi è Vasco Rossi? In che senso chi è Vasco Rossi? Sono sotto la ghirlandina di Modena, il monumento principale. Signore, lei conosce Vasco Rossi? Sì. C'è solo Vasco Rossi o un altro cantante? C'è solo Vasco Rossi. È il suo cantante preferito Vasco Rossi o ha altri cantanti preferiti lei? Era ed è Renato Zero. Vasco è mio dio, quindi... C'è solo Vasco per te? Sì, sì. Non c'è Johnny Morandi? No. Fred Bongusto. Fred Bongusto, ok. Ha fatto innamorare i cani, i gatti, tutti li ha fatti innamorare. Non lo conosco. È il numero uno in Italia, il Mick Jagger italiano. Alba Chiara, Bollicine, vuoi che non lo conosca? Lei che canzoni conosce di Vasco? Io conosco solo, Alba Chiara. Gianni Morandi, Mina. No, non conosco. Che Gianni Morandi, Vasco, Ligabue. Basta. Ligabue. Ma che Ligabue, Qual è il suo cantante preferito? Il mio cantante preferito è Coso. Chi è Vasco Rossi? Non mi interpreto. Possibile che non conosce Vasco Rossi? No, io non... Pochi niente. Albano. No. Una canzone famosa di Vasco Rossi. Cosa ne so io? No. Celentano. No, quello là è Ranieri. Massimo Ranieri. Massimo Ranieri. Chi è Vasco? Certo, che è quello che fa il concerto, no? Al Parco Ferrari. Chi è Vasco Rossi? È un mito. Un mito è tutto, è la vita, lo seguo da 40 anni. Vasco Rossi è un rocker di zocca nato nel 1952. Quello che 30 anni fa ha scritto, aspetta, non pericolosamente, vive una vita pericolosa, chiuso solo quello. Pino Daniele. Pino Daniele supera Vasco Rossi. Rossi lo conosco da 40 anni, non è mio amico, ma io andavo a Punto Radio quando lui faceva il disc jockey. Io sono di Zocca ma non lo conosco. Per Modena è un grosso business. Per me Vasco è importante perché suscita delle emozioni. Chi è Vasco? Grande. Ciao Vasco. C'è solo Vasco? Per me sì, solo Vasco Rossi. Mi piace Rewin. È una passione che viene da tempo, dall'adolescenza, non l'abbiamo abbandonato da tanti anni fa. Invece conosce Vasco Rossi? Io lo conosco, però se ti devo dire dei particolari eccetera, no, lo conosco, siamo andati a un concerto assieme. Sì, lui è il più grande. Lui. Più grande. Più grande addirittura. Sì. Anche per te è il più grande? Beh, il più grande in Italia sì, a livello di rock sì, probabilmente. Una canzone di Vasco Rossi che conosce? Colpa d'Alfredo, poi dopo. Vasco Presentiamo Rossi. Vasco Rossi. Per me Vasco Rossi è una persona che da anni mi dà tanto. Un saluto a Vasco, ciao Vasco. Ciao Vasco, ciao. Beh, mi è piaciuto Morandi perché fa parte della Gianni Morandi. Sì, è un cantante che mi è piaciuto. A un amico consiglieresti più Vasco Rossi o più Ligabue o un... Zucchero? No, solo Vasco. Solo Vasco. Solo Vasco. E Mina, per me è il massimo. Mina. Per me è il massimo. Per lei è un cantante. Natalinotto. Un grandissimo cantante italiano che ha fatto la storia del rock, anzi è la storia del rock italiano. Giorgio Gaber. Ma a lei piace Vasco Rossi come cantante? Ma a me piace gli artisti. Una canzone che ha fatto Vasco Rossi? Le bollicine. Bollicine? Molto. Sì, molto. Meglio Mina o Vasco Rossi? No, beh, questa è una brutta domanda. Sono due generi diversi, sono entrambi dei... Niente, non c'è aggettivo. Claudio Villa. Claudio Villa e poi chi era quell'altro, diciamo così. Vasco Rossi è Vasco, non si descrive. Conoscete Vasco Rossi? Un pochino. Lei? No. Vasco Rossi, sì, è un grande, è un fenomeno, mi piace molto. Chi è Vasco Rossi? Un cantante. A lei le piacciono anche degli altri cantanti? Sì, mi piacciono anche altri cantanti, Tiziano Ferro, Mannoia. Celentano è più orecchiabile, Vasco Rossi è un po' più rock, capito? Un cantante che ascolta volentieri. Un cantante italiano? Guccini? Guccini. Gianni Morandi. Gianni Morandi lei. Bene. Paolo Conte.
Per lei, De André, Guccini, Mina, ecco, Mina mi va bene. Claudio Villa, no? No, c'era i miei tempi. È meglio Celentano. Celentano. Lei ha solo Vasco Rossi o anche un altro cantante preferito? Zucchero. Zucchero. Prima Zucchero, poi Vasco? Sì. Però nel rock italiano esiste solo Vasco. Neck. C'è Luca Carboni, c'è Ligabue. Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Mina, Celentano. Vasco Rossi e Vasco Rossi. E per lei? Per me c'è solo Vasco Rossi, però ascolto tanta musica ancora. Però sinceramente preferisco sempre Zucchero. Pino Daniele era bravo anche. È vero. Tra Pavarotti e Vasco Rossi chi scegliamo? Pavarotti. Sempre Pavarottone. Chi è Vasco Rossi? Vasco. Vasco Rossi è vita, è l'anima, è tutto quello che senti dentro. Siamo i fans di Vasco Rossi anche noi. Oltre a Vasco Rossi, il suo cantante preferito qual è? Claudio Villa, Massimo Ranieri. Ecco, io avevo quelli lì. Io avevo quelli lì, purtroppo sono andati via. Una canzone preferita? Non mi piace Vasco Rossi. Ah, Vasco Rossi conosce? Conosco, era il disc jockey dello Snoopy quando ci siamo conosciuti noi due. Ah, okay. E poi eravamo lassù da lui. Quindi lo conoscete bene? Insomma, dall'inizio? Dall'inizio sì. No, il mio cantante preferito è Franco Battiato. Franco Battiato. Diciamo che è un po' lontano dallo stile di Vasco. Cioè, un bravo cantante, ecco, mettiamola così. Ma il suo cantante preferito è Vasco Rossi? No, è Michael Bublé. Signora, chi è Vasco Rossi? Chi vuole che sia un cantante? Vabbè, ma che canzoni ha fatto di famose? Ne ha fatte. Noi siamo venuti solo a vedere il movimento. Vasco!